Benvenuti alla seconda puntata di Basement Caffè con Mondo Marcio e Bassi Maestro. È stato invece il miglior live che avete fatto? Cioè, il ricordo più bello che avete di un concerto? Mi ricordo che negli anni 90, ancora in tempi non sospetti, quando Radio DJ aveva creduto, Albertino nello specifico, che questa cosa lo saluto e lo ringrazio sempre, aveva creduto in questa roba dell'hip hop italiano per primo, ci aveva portato al Forum, aveva organizzato questa cosa dell'hip hop village nella seconda edizione, abbiamo fatto 2 anni al Forum. E in quegli anni lì, cioè adesso sembra normale che un artista vada al Forum, insomma tanti colleghi ci vanno, lo riempiono e quindi sono proprio altri tempi, però insomma ai tempi fare il Forum... Io ero molto piccolo, avevo tipo 5 anni forse, quando lo fecero nel 97? 96-97, io ho 5 anni, ho sempre cercato video di quel momento, però ho sempre visto il live fuori dal Forum, cioè all'interno del Forum lo fecero oppure no? Sì, fuori c'era l'extra, diciamo l'extra fest, diciamo quello diciamo più underground e... Cioè, più sold out tutto il Forum lì? Erano dei bei numeri, forse non sold out, però c'era tanta gente. 10.000 persone con i numeri lì. Che figata. Qual è stato il live più bello che hai fatto? Ci sono stati diversi molto, molto divertenti. Uno è stato sicuramente un paio di anni fa all'Alcatraz di Milano e lì c'era proprio tutto lo zoccolo duro che però aveva fatto sold out, quindi era... come dire, un bel momento. Sai, per me è tutto in base alla partecipazione del pubblico. Quando hai un pubblico che canta ogni canzone, quasi dall'inizio alla fine, sia che sono 10.000, sia che sono 1.000, è una figata. E qual è il primo disco che avete comprato con i vostri soldi? Credo nell'87 di aver comprato tipo Eric B. e Rakim, L.L. Cool J e insomma un trittico di dischi così, sono andato a Milano e me li sono comprati. E dove si c'erano dei negozi a Milano, c'erano Mariposa, il Bazar di Pippo, vicino a... Ho una storia tristissima su Mariposa, tra l'altro poi ti racconto. Il primo disco che ho comprato è stato, con i miei soldi, è stato degli Offspring da Mariposa. Ma quello in Porta Romana. Sono tornato lì per un appuntamento qualche mese fa ed è un fast food e mi si è spezzato il cuore. Proprio ha fatto rumore per quanto si è rotto. Ok, voglio sdrammatizzare un attimo, vi faccio vedere. Cosa? No, tranquillo. Sad moment. Vi faccio vedere un film che ha fatto abbastanza ridere, The Mask. Fantastico. Jim Carrey, grande. Quando metto quella maschera? Posso fare qualsiasi cosa. Essere qualsiasi cosa. Ma mi sta rovinando la vita. Senti, non so cosa ti stia succedendo, Stanley, però una cosa la so. Qualunque cosa sia quella maschera, non ne hai bisogno. Tu, Stanley Ipkiss, vali già tanto, non hai bisogno di cambiare. Accidenti, Peggy. Questo lo pensi davvero? A dir la verità, no. Come? Prima di parlare di The Mask, voglio farvi una domanda, sempre per sdrammatizzare. Qual è un film che mi consigliate per cuccare? Big Fish. Titanic, bro. Titanic è... quello se no qualsiasi horror. Okay. Anche paura, stringimi forte. Anche io. Ok, quando è l'ultima volta che hai visto The Mask al cinema? Anche lì ero un bambino, si parla proprio degli anni dell'innocenza, avrò avuto 8 anni, 9 anni, una cosa così. Ha a che fare con i Blues Brothers, nel senso che mi piacevano i film, ma in generale le opere che mi trasportavano da qualche parte, quindi se tu ti immedesimavi, io mi immedesimavo nel personaggio e sentivo di poter evadere quella che era la mia realtà al momento e di poter fare qualsiasi cosa, no? Un po' col trick della maschera, che poi immagino a livello... subconscio magari è stata la cosa della musica, no? Cioè che ti metti comunque una sorta di maschera che poi è la tua, te la cuci come vuoi, però quella cosa lì ti dà i superpoteri. Credo che quello sia stato un po' un fil rouge costante nella mia adolescenza. Jim Carrey si mette questa maschera e perde il controllo. Sì. C'è stato un momento nel passato in cui hai perso il controllo e di cui ti sei pentito?
Hai perso il controllo quando abbiamo mixato il disco, ma non è come l'ho asciugato, povero basso. No, però non ho perso il controllo, okay. alla fine... Aneddoto da dietro le quinte, fumavo dalla mattina alla sera, quindi andavo in studio con delle idee completamente strampalate e gli chiedevo di mettere degli effetti che non avevano senso, tipo tonnellate di delay sulle voci, roba che neanche i Pink Floyd praticamente avrebbero fatto, e Bassi, nella sua esperienza, giustamente diceva: Marcio, guarda che se facciamo così viene una cagata pazzesca. Però devo dire una cosa, che lui quando ha fatto il primo disco aveva una cosa diversa, non era solo un rapper, era anche producer di se stesso e ha prodotto tutte le tracce del disco. E devo dire che la cosa che a me stupiva sua è che a 16 anni riusciva ad avere una visione completa della musica, nel senso, lui mi stava chiedendo come voleva che fossero fatti i suoni, non solo mi portava delle basi in studio, anche se vuoi magari acerbe da certi punti di vista, poi alcune le abbiamo riviste e rilavorate. Cioè lui aveva in mente un suono, che è una cosa che secondo me manca molto adesso. Cioè adesso non esiste più questa figura che poteva esserci nei nostri tempi dell'uomo fai da te. Adesso ci sono un po' più le specializzazioni, c'è il producer, che poi ha gli amici che fanno rap, c'è il rapper che comunque... C'è un po' poco questa cosa di diversi la musica al 300%, faccio tutto io, faccio le produzioni, faccio... E quindi questa cosa ai tempi era avanti, secondo me. Marcio, come hai conquistato la sua fiducia? Non lo so, dovresti chiederlo a lui. Come ha conquistato la tua fiducia? No, guarda, in realtà non ho mai prodotto molte persone. Tendenzialmente mi piaceva la roba che faceva e secondo me era molto bravo a scrivere, era già un ottimo performer ai tempi. Hai visto che io facevo musica con gente con cui mi trovavo bene, cioè l'amicizia e la stima reciproca con Jack the Smoker è nata allo stesso modo, cioè lui con la Creme faceva delle robe che mi piacevano, venivano in studio a lavorare da me e cioè è stato un attimo vivere poi assieme determinati momenti musicali, costruire assieme, quindi ci siamo trovati a lavorare ma perché ci piaceva la stessa roba, e poi c'è stato anche un bello scambio musicale, nel senso che cioè lui magari mi dice: ho sentito questo disco soul che è una figata, dico, non ho mai sentito, senti sta roba, e ci scambiamo. Beh, il primo CD, la prima compilation di quelli che sarebbero diventati tanti dei sample del mio mixtape Fuori di qua, me l'ha passata Bassi. Ed era la prima volta. Scoperto adesso. Ed era la prima volta che ascoltavo musica soul. E forse non ti ricordi, però dopo che mi hai passato questa compilation che c'era tipo Alexander O'Neill, personaggi roba, così. Cioè tutta la roba chiaramente degli anni 80 che mi piaceva. Esatto. Ti ho detto: cazzo, ancora? Ho detto: no, te li devi cercare. E quindi lì ho iniziato il digging dei dischi, eccetera, compravo i vinili, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sì, mi ha mostrato la strada. Hai fatto bene i compiti. Ma sì, chi è stato per te un mentore? La persona con cui sto ancora collaborando, perché tra l'altro è il fonico dei miei attuali live per North of Loreto, è DJT di Verona. Che storicamente è l'uomo che mi ha insegnato tutto quello che riguarda il lavoro in studio, tutto, insomma, l'uso delle macchine, mi ha sempre aiutato a allestire tutte le mie follie in studio, anche recentemente, quindi è una persona che ringrazierò a vita. Però in realtà io mentori, diciamo, ho sempre fatto tutto da solo, perché sì, in quegli anni non avevo nessuno che mi potesse aiutare. Forse i primi contatti che ho avuto, diciamo, le persone con cui sono stato più a contatto sono stati gli OTR, quindi parlo di ESA, Vez, DJ Vigor, insomma erano persone con cui condividevo tanto anche da un punto di vista di vita in comune, quindi producevamo tanto assieme e lì c'era tanto scambio, insomma, sì. Oppure non so, Goody di Microspasmi, Fritz the Cat, sono tutte persone con cui ci siamo confrontati tanto sulla produzione nell'hip hop e ci siamo scambiati tante idee, c'era tanto fermento e tanto confronto, quindi sì, sicuramente. Marcio, chi è un rapper che ti ha insegnato a rappare? Un rapper che ascoltandolo ti ha insegnato a rappare? Beh, io ho emulato tanto dagli americani, non so se mi hanno insegnato a rappare, poi sai, nel senso, nessuno ti insegna veramente a rappare. Bassi mi ha dato molte dritte, proprio su una questione anche di quando cantavo, di come interpretavo le cose. Però sì, i primi dischi sicuramente emulavo molto gli americani, ma perché sono cresciuto col rap americano. Un nome tra tutti, un nome su tutti? Il più bravo oggi rimane Biggie.
sarà forse l'accento giamaicano che ha la sua buona parte, però penso che sia un'altra, non so. Mi ricordo che ai tempi tu ascoltavi un sacco Tupac. Madonna, ero in fissa con Tupac. Invece... c'era questo beef che Bassi non era giù con Pac, io ero tanto giù con Pac. No, l'ho sempre apprezzato, ma non l'ho mai ascoltato. Non da ascoltatore, diciamo, invasato come invece era io lui. Io ho studiato proprio passavo i CD Tupac. Di Tupac da ascoltare. Seven Days Theory proprio l'ho studiato. Sai che poi c'è tutta la pacologia riguardo l'omicidio, eccetera, eccetera. A me poi quelle cose intrippano un sacco, quindi sì, con Pac ero andato sotto. Vabbè, tanto Tupac, sicuramente i primi dischi... Solo un uomo, la metrica era molto Tupac, quando chiudi comunque l'ottava un pochino dopo, tipo come rap e nessuna via d'uscita, sicuramente quello è tanto il flow di Tupac. Cioè, ovviamente a modo mio, però lì c'è tanto la sua influenza. Bassi, chi è un rapper che ti ha insegnato a rappare ascoltandolo? Anch'io ho iniziato praticamente con gli americani, insomma alla fine degli anni 80 copiavo tutte le robe americane che sentivo. Jay-Z sicuramente come nome mainstream, che ai tempi comunque regalava tanto sui dischi, e poi tutta la DITC di New York, Big L, tutto quel giro di Guru, di Gangstar, Big Daddy Kane, sono forse i nomi, insomma, tra i nomi che posso citare sempre. Poi dopo Biggie, chiaramente. Il fatto è che noi abbiamo preso talmente tante influenze in quegli anni. Sì, lo volevo dire. Questa cosa è importante da dire, da specificare, perché adesso tu senti una cosa, senti i dischi che escono, più o meno suonano tutti nello stesso modo e tutti rappano nello stesso modo. Ai tempi era il contrario, uscivano 10 dischi e ognuno aveva il suo stile, quindi c'era Biggie, ma c'erano anche i Wu-Tang Clan, poi c'era la roba della West Coast, c'erano gli Alcoholics, c'erano... Quindi ognuno aveva il suo flow, la sua metrica, il suo uso della voce. Pensa solo nei Wu-Tang, è vero. Quanti rapper di talento c'erano e quanto erano diversi uno dall'altro, ODB, Reza, Method Man. E quindi per noi era uno stimolo, senti questo, cosa sta facendo? Senti gli Onyx. Prendevi un po' da ognuno. Gli Onyx gridano, i Das FX fanno gli extra beat. Cioè, ti esplodeva il cervello in quegli anni, perché ogni roba che usciva era un flow diverso, anche visivamente. Ognuno aveva uno stile, un modo di proporsi. Però penso che sia un adattarsi un po' all'era in cui vivi, no? Nel senso, la tecnologia ci ha piatti tutti quanti. Forse è una conseguenza di questo, che il suono sia più omologato, perché comunque siamo tutti quanti messi in contenitori, no? Nel senso che siamo tutti quanti classificati per generi. Assolutamente. Sto aprendo un'altra parentesi triste dell'intervista, così poi devo drammatizzare. È assolutamente vero questa cosa. Cioè, non è che si rimpiangono i tempi, però ti dico, è difficile dirti ho ascoltato solo quello, perché c'era talmente tanta roba che ci ispirava, che sicuramente abbiamo copiato comunque in tempi in cui lo facevamo non tanto per clonare qualcosa. Cioè, adesso se... Parliamoci chiaro, se un italiano copia un disco americano, tutti lo sanno, perché è tutto alla luce del sole, no? I pezzi famosi sono tra Spotify, YouTube, così i video. Però ai tempi, se noi copiavamo una cosa degli Onyx o un concept di un pezzo, lo facevamo anche per portare una roba che in Italia non c'era negli anni 90. Uno stile magari che non c'era, un tipo di produzione musicale che sì, era copiata, però in Italia era comunque una novità. Voglio chiederti proprio questa cosa. Perché è sempre mancata la cultura di campionare brani italiani classici che hanno fatto la storia? Non è vero, è vera questa cosa. Io per esempio avevo campionato nel 96, poi è uscito nel 97 un pezzo di Raff, Cosa resterà, e ci ho fatto un singolo che poi è anche andato molto bene, è andato in radio ai tempi, ma nello stesso periodo gli Articolo 31 hanno fatto tanto questa cosa, l'hanno fatta poi i Gemelli Diversi, in molti abbiamo campionato senza poi dichiararlo, da Lucio Dalla, Pino Daniele, magari anche sui mixtape, senza necessariamente fare uscire le robe in modo ufficiale. Sì, l'ho sempre visti come esempi isolati. Noi comunque abbiamo sempre lavorato anche con la musica italiana che ascoltavamo, ci piaceva. Io ho preso tanti riferimenti, ho citato un sacco di pezzi italiani nei miei testi, da Elite Fiba a Enrico Ruggeri, a Lucio Dalla, gli Stadio, sono tutte le robe che ho ascoltato da piccolo. C'è da dire questa cosa, che l'Italia non arriva da quel tipo di background Stavo musicale, per dire, quindi sicuramente più... puoi dire la stessa cosa. Marcio? No, credo sì, ci sono un po' di cose interessanti da dire. Una è che proprio a livello di produzione, a livello di, come dire, andare a tagliare i suoni che vuoi, l'Italia non ha un background black, nel senso che l'hip hop lo fai con la musica nera, ok? E in Italia non c'è quella popolazione lì, quindi non c'era il sound. E quindi andavamo, nel senso, a prendere album degli Stati Uniti, perché il sound Motown, che prima è partito ancora dal gospel, dal blues, eccetera, eccetera, è nato lì, quindi andavi alla fonte praticamente per tagliare i dischi. Ci sono stati dei casi,
in Italia comunque. Basso l'ha fatto molte volte, avevi fatto un album, come si chiamava? Il Red Album. Sì, con Vasco Rossi e Jay-Z mischiati. Con Vasco Rossi e Jay-Z mischiati, c'era stato tutto il progetto di Lucio Dalla, al quale avevo partecipato. Esatto. Io ho fatto un disco tutto con i campionamenti di Mina nel 2014. Riguardo al discorso di copiare, in realtà, è un discorso che a me piace affrontare, perché non in tutte le accezioni del termine è negativo. Anche io lo penso. Cioè, io penso che la cultura... Bisogna saper copiare. ...musicale, così come la cultura culinaria, qualsiasi tipo di cultura, la storia dell'arte, eccetera, sia un artista che rifà qualcosa che ha fatto qualcun altro. Punto. Quindi la cultura, che cos'è, in un certo senso? È autocitazione. E tramandare, no? Comunque, assolutamente. Tramandare, assolutamente. Tramandare e rifare qualcosa che hai già visto, e nel momento in cui tu la rifai, nel momento in cui tu la riproponi, cambia in qualche modo, no? Volevo chiederti una cosa. Qual è, per voi, il miglior disco rap italiano? Strade di Città degli Articoli per me ha fatto molto, sia per quello che raccontava Ax, sia per il sound. Mi ha divertito, mi ha emozionato. Anch'io, ti dico la verità, non sono un grande ascoltatore di rap italiano, e chiaramente l'ho dovuto sempre ascoltare per lavoro, ma non, dopo un certo punto ho smesso di ascoltare. Non sai che ridere poi i ragazzini che guardano da casa i miei però bassi, ragazzi, diciamo la verità, non è che sembra che... Però forse il disco che ho consumato di più, a cui sono più legato, è SXM di Sangue Misto. La seconda persona che me lo dice a Basement Caffè. Poi ce ne sono tantissimi di dischi splendidi, anche Parole di Mista, ma è un album, un concept album bellissimo, tantissime robe di Gammon che mi sono ascoltato. Però ti dico, quei dischi lì mi hanno cresciuto, cioè ascoltavo rap da fan. Poi sono diventato invece un collega, ma prima ero un fan, e quello è stato un disco da fan che sì, mi ha... Sì, quello ti cambia molto. Io penso che se adesso uscisse una gemma del rap italiano, forse farei fatica a riconoscerla. Cioè, o meglio, l'apprezzerei tecnicamente, però l'ascolto da fan e l'ascolto da collega sono veramente due mondi diversi. Devo dire che siete gli opposti, SXM e Strade di Città. Million Dollar Baby. Così è il tuo compleanno, eh? Quanti anni compi? Compio 32 anni, signor Dan. E festeggio il fatto che ho passato l'ennesimo anno a lavare i piatti e a fare la cameriera, cosa che faccio dall'età di 13 anni. E secondo lei dovrò compierne 37 prima di diventare un pugile decente. E dato che è un mese che tiro pugni a questo sacco veloce senza risultati, comincio a rendermi conto della verità. L'altra verità è che mio fratello sta in galera. Mia sorella truffa la previdenza sociale fingendo che suo figlio sia ancora vivo. Mio padre è morto e mia madre pesa oltre 140 kg. E se dovessi ragionare a mente fredda, dovrei tornare a casa, trovare una roulotte usata, comprarmi una friggitrice e dei biscotti. Il problema è che mi sento bene soltanto quando mi alleno. Se sono troppo vecchia, allora non mi resta niente. Bassi, Million Dollar Baby, raccontami questo film e dimmi perché ti piace. Per me Clint Eastwood rappresenta molto, nel senso che innanzitutto è un attore e regista, è un po' come rapper e producer. Nei film ha quel personaggio lì, no, che è, alla fine fa il duro, gioca a fare il duro, è uno molto chiuso in se stesso, poi in realtà, insomma, questo film qua è la dimostrazione, cioè probabilmente un po' come è lui, no? Si ritrova sempre questo personaggio nei film. Ed è uno che, insomma, ha una carriera pazzesca, è uno che non si è ancora fermato. E questo film è un film importante, un bel film, serio. È un film che fa piangere, ma non si piange addosso, che secondo me è una linea molto sottile tra fare poi il film strappalacrime, sì, gratuito, no? Invece arrivare alla fine con dignità. Mm-hmm. E Eastwood ce la fa. Cosa non bisogna dimenticarsi quando si tocca il fondo? Beh, che quando tocchi il fondo puoi soltanto andare in alto. Non ti devi dimenticare di quello che hai, non ti devi dimenticare che ogni giorno che sei al mondo è una benedizione, no? Comunque viviamo in una delle parti fortunate del pianeta Terra, quindi è molto facile dimenticarselo, no? Cioè, quando hai un iPhone vuoi avere l'iPhone più recente, questa è un po' la tendenza che c'è nelle parti pulite del pianeta Terra, quindi comprensibilmente. Una cosa interessante che ho letto è quando ti chiedono il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, dovresti semplicemente essere contento di avercelo un bicchiere, no? Sì. Quindi. Sì, sì, beh. Sì, sì, no, vabbè, condivido, posso dire che non mi sono mai trovato in una situazione di disperazione, non ho mai toccato il fondo, però per me c'è sempre la musica, cioè che in qualsiasi situazione mi trovi, per me basta il disco giusto, la musica giusta, il momento giusto che mi tiro su. E tra l'altro c'è una cosa del tuo artista preferito, Tupac, che è una rima che non ho capito fino a un certo punto della mia vita, e lui in Ambitious as a Writer dice: la vita è complicata quanto tu vuoi che lo sia.
E io ti giuro che fino a 4-5 anni fa continuavo a non capire cosa vuol dire, cioè, perché se è complicata, non ci puoi fare niente. E invece è una grandissima verità, perché quelle che ci sembrano dei dogmi, quelle che sono le regole nelle quali ti devi muovere, sono sempre cose che ci scegliamo noi. Sì. Siamo noi, certo, a impostare le regole. Vero. Siamo noi a complicarci la vita alla fine, certo. Ok, rush finale di domande. Vai. E vediamo anche l'ultimo film. Voglio farvelo scegliere a voi. Edward Mani di Forbice, E.T. o Up? Beh, Up no, tutta la vita. È una gran bella metafora, sì. Se no c'è il bonus Goodfellas. Ah beh, allora se me lo metti, Goodfellas tutta la vita. Però Goodfellas è un po' più già banalotto, sì, no? Sì, guardiamo, sì. Up nessuno ha le palle di portarlo su schermo. Prima di ridere di vedere Up, voglio chiedervi questa cosa, che è una cosa che ho già chiesto. Per voi vi è stato riconosciuto tutto quello che avete fatto per l'hip hop italiano? Beh, come hai notato dalle prime due tracce che ho fatto uscire di questo disco qua, assolutamente no. A costo di sembrare menoso, nel senso, ho fatto tanto per l'hip hop italiano e non mi è stato riconosciuto per niente. Scrivere un pezzo come Rap God è stata una cosa contro la mia natura. Non sono uno che si vanta di quello che ha fatto, ma perché non me ne vanto con me stesso. Cioè, io sono il mio giudice più critico di tutti. Però ho visto in questi anni che se non dici di aver fatto qualcosa è come se non l'avessi fatto. È un po' come i social media, no? Se non documenti qualcosa è come se non fosse successo. E visto che il trend è questo, e visto che comunque i fatti poi lo dimostrano, in qualche modo sono stato costretto a fare questi pezzi come Leggenda Urbana, Dio del Rap, che nel senso fa anche abbastanza ridere parlare dei titoli, perché ti tolgono la terra da sotto i piedi, è come se non avessi fatto le cose che hai fatto, no? E non ci sto. Bassi? Ma guarda, un americano al mio posto ti direbbe: mi rispettano, ma i soldi continuano a farli loro. Io invece ti dico, anche se questa cosa del rispetto mi è arrivata un po' col contagocce, mi sento molto coccolato chiaramente adesso, perché comunque ho 20 anni di carriera alle spalle, mi posso anche permettere di insomma, nel senso, ho fatto, cioè, non ho più niente da dimostrare. Però la grande soddisfazione che mi arriva soprattutto da quelli che mi capiscono, non dai fans appunto che ti seguono perché sono amico di qualcun altro o perché hanno sentito il mio nome, è quella di potermi permettere adesso di cambiare suono, come ho fatto con l'ultimo progetto, e comunque di rimanere credibile anche nel mio settore, perché comunque appunto non ho più niente da dimostrare nel rap, e sicuramente, cioè, adesso c'è gente che quella roba la fa con più energia e la fa meglio di me sicuramente, però comunque insomma ho costruito abbastanza una specie di pensione. Quella, no? È la più grande, e adesso col contagocce, sai, la roba che si mette, come si chiama la cosa, pensione integrativa, ecco, il rap è un po' la mia pensione integrativa. Nei primi anni 2000, quando il rap ebbe quella grandissima inflessione eccetera eccetera, cosa vi immaginavate di oggi? Cioè, come vi immaginavate oggi nel 2019? Io non mi immaginavo niente, non c'era tutta questa prospettiva. Tante cose sono capitate per un fortunato allineamento dei pianeti. Ho imparato che si tratta sempre di un po' di fortuna e un po' di talento, no? Se non hai talento le cose non ti capitano, però devono anche capitare, cioè devi essere anche nel momento giusto, devi essere la persona giusta, quindi... E è stata un po' una follia, nel senso, non avevo alternative. Io personalmente avevo lasciato la scuola, non c'era una famiglia, non c'era un gruppo, perché il mio gruppo di amici era rimasto a Milano, io stavo in provincia, quindi era l'unica cosa che mi faceva stare bene. Sapevo cosa stavo facendo per me, ma non era un progetto a lungo termine. Adesso, negli ultimi anni, ho sviluppato più, come dire, un modo di lavorare coerente, costruito con una squadra, una società, un team, eccetera, eccetera. Però al momento era semplicemente: mi piace farlo, facciamolo. Massi? No, anch'io non mi immaginavo niente, ti posso dire che non mi immaginavo che alla lunga questa cosa mi avrebbe un po' stancato, mi avrebbe un po' pesato addosso. Cioè, con l'ingenuità dei tempi, cioè, uno pensa che può comunque andare avanti a avere quel suono e a fare quella roba tutta la vita, no? In realtà poi le cose cambiano, il suono cambia, e appunto o uno fa il vecchio che continua a lamentarsi, ah, i miei tempi era meglio, altrimenti insomma let's move on e si costruisce, no? E sicuramente, ecco, non pensavo a un futuro così florido per tutti con la musica e col fatto che comunque questa cosa venisse accettata non più come una roba di nicchia, ma come una roba a tutti gli effetti nel panorama nazionale. E questa cosa, cioè, da dirlo, è stato un buon tornaconto per tutti, sia per quelli che vivono nell'underground che per quelli che sono esposti nel mainstream. Questa cosa è tornata a tutti, e quindi insomma siamo blessing, come dicono in America, no?
Ma infatti, come dicevamo prima, è stata una vittoria per tutti. Sì, cioè, per assurdo, uno come Sfera, che può essere visto come l'artista più lontano da me, mi aiuta. Cioè, perché non dovrei vederlo come tale? È vero, cioè, è vero. Comunque, nel senso... È una cosa che penso anch'io, nel senso che comunque se la fetta si è allargata per tutti e questo è un bellissimo momento per l'hip hop. Vi diamo un film più leggero e meno impegnato. Up! Buongiorno, signori. Buongiorno, signor Fredriksen. È pronto? Andiamo? Più pronto di così si muore. Mi farebbe il favore di prendere questo. Vi raggiungo al furgone tra un minuto. Io voglio dare un ultimo addio a questa vecchia casa. Certo. Si prenda il tempo che le serve, signore. Probabilmente dovrà andare in bagno per l'ottantesima volta. Ah, dovrebbe tenerla più in ordine questa casa. Quando tutto sarà finito, quando deciderete di smettere di fare musica, se mai deciderete di smettere di fare musica, dove vi immaginate e dove volerete? Ma è un discorso penso comune a molti artisti, penso comune a molte persone che hanno della creatività, che è anche un po' il motivo per cui nell'ultimo anno ho fatto un po' di collaborazioni con altri. Sfoci la creatività, per esempio ho fatto la mia linea di anelli, ho fatto la mia linea di marijuana legale, ho fatto il mio vino, Angeli e Demoni. Non lo sapevo, del vino non lo sapevo. Molto buono, tra l'altro. No, nel senso, c'è sempre una voglia di rinnovarsi, c'è sempre una voglia di diventare un'altra persona, no? Non so dire dove sarò, cosa farò fra un po' di anni. Non credo che sarò in Italia, questo te lo posso dire, perché purtroppo mi sembra che la cultura stia andando così, piuttosto che andando così. Ci abbandoni così. Ci abbandoni. No, c'è... Come dire, è come se più sei ignorante più è fico, ok? È come se da sfigati parlare di... Un po' ovunque, così. Un po' ovunque nel mondo, assolutamente. Diciamo che in Italia siamo specializzati in questa cosa, però un po' ovunque. Sta diventando un po' quello il trend, no? E questa cosa a me dà pochi stimoli e quindi mi manca un po' l'aria. Quindi mi sembra che stia continuando ad andare sempre in quella direzione, quindi difficilmente mi vedo a rimanere qua. Però sai, la vita è una ricerca, voglio dire, specialmente se fai arte, devi continuare a cercare, devi continuare a rimanere motivato, quindi andrò dove la curiosità mi porta. Bassi? Non vedo una fine per la musica, cioè se smetterò di farla per motivi fisici non smetterò di ascoltarla, per cui nella peggiore ipotesi mi vedo seduto che ascolto musica, ascolto tutti i dischi che ho collezionato, cioè credo che quello possa essere un po' non credo riuscirò mai a staccarmi da questa cosa, non c'è altro, cioè ho sacrificato tutto per questa cosa e credo che insomma andrò avanti fino in fondo. Ok, e se poteste chiedere qualcosa al futuro, se poteste parlare col futuro, cosa gli chiedereste? I numeri della lotteria? Sai che non gli chiederei niente, veramente si sta troppo bene nel presente. Ed è forse è l'unico consiglio che mi sento di dare a me stesso e a chiunque altro, cioè non fatevi sbattimenti che non vi servono, state nel presente e, come dire, se avete qualcosa che è diverso dal resto del gruppo, vantatevene, siete più fighi e più fighe proprio per quello, proprio perché siete diversi dagli altri e non sentitevi inferiori a nessuno, assolutamente. E lo posso dire perché l'ho fatto per tanti anni ed è qualcosa che devi risolvere con te stesso e una volta che lo risolvi... Vivi un mondo migliore. Bassi? Guarda, io ho ancora un sogno, un ultimo sogno nel cassetto, poi dopo sono appagato. Ho avuto possibilità di collaborare, di essere in tour anche con tantissimi artisti stranieri, gente che stimavo, che ascoltavo quando ero piccolo, per cui quello, diciamo, lo sono già messo da parte come risultato, come vittoria. Però in realtà la mia vera speranza in questo nuovo progetto, in questo nuovo percorso musicale che sto facendo è di arrivare anche fuori dall'Italia, ma
per il fatto che mi piace viaggiare senza la pretesa di fare dei grandi numeri, ma la possibilità di continuare a incontrare, come è stato negli ultimi anni, un sacco di stimoli, di artisti, di persone che condividono questa passione per la musica anche fuori dall'Italia. E questi ultimi anni è stato bellissimo perché sia in America che in Inghilterra, che in Germania, ho avuto possibilità con la cosa, insomma, con la passione per i vinili, per i DJ set, in generale per la musica, no? Parlare lo stesso linguaggio con persone che, e poi ci si trova, no? Passati 40 anni, dici, ma sta cosa è ancora possibile? Allora forse è ancora possibile ed è possibile viaggiare facendo musica. Questa è un po' la cosa che spero di poter fare nei prossimi anni, ovviamente, almeno con le spese pagate. Voglio chiudere dicendo una cosa, anche se non l'ascoltate tantissimo, viva il rap italiano. Sempre, viva il rap, morte, viva il rap sempre, quello sì. Viva il rap sempre. Il primo amore non si scorda mai. Grazie mille. Grazie a te. Porto di là che dovete firmare il Chuck. We did it! Ah, potete firmare anche sopra, quindi c'è poco spazio. Figata. Guarda come siete carichi, cazzo, su questo set. Grande, grande come sempre, cazzo, delle robe fighissime. Ci sta? Vedere, vedere? Siamo belli? Sempre. Ragazzi, un caffè me l'ho offrito.